entrati praticamente con tutti e cominci, sentiamo adesso rapidamente, soprattutto il saluto e il benvenuto al professor Gianluca Scrocco, che è autore del libro di cui parleremo stasera e che è l'occasione per parlare di Antonio Donati. Allora, il libro è il libro di professor Scrocco alla ricerca di un socialismo possibile, Antonio Giolitti dal Partito Comunista al Partito Socialista Italiano. Il libro è stato poi ripubblicato nella interessante collana, una splendida collana del Sole 24 Ore, dedicato al pensiero dei padri costituenti. È una collana che è uscita in occasione dal 2 giugno e che appunto serve un po' per ripensare il pensiero di chi ha fatto la Costituzione. È curato dai maggiori esperti della materia ed è con piacere che posso comunicare che il 13 di ottobre uscirà il libro su Lombardi, curato da Carlo Padagnani, e a cui va un personale ringraziamento per un lavoro che sta facendo da tanto tempo per scoprire la base della, la base della sinistra che noi non ci siamo dimenticati che esista. Un ringraziamento ovviamente anche a anche la Librarium, il nostro progetto dell'Associazione Culturale, perché la serata è organizzata dal gruppo Storia dell'Associazione Culturale, ha trovato una, veramente un'unità, una unione di intenti con la Librarium, no? Per quello che riguarda queste iniziative, che sono una continua riflessione e legate anche al territorio. Allora, ho detto che mi sembra abbastanza tutto quanto, l'ultima cosa è che vi ricordo che Arion dal lunedì prossimo, come vedete anche dai manifesti, insieme alla Terza, che ha invitato i suoi autori, farà una serie di incontri alle 6:30, comincerà Stefano Rotta il 7 ottobre e prosegue via via con una serie di interessantissimi incontri. Allora, parliamo di questa figura che è stata conosciuta, ma è stata un'occasione di scoprirla. E non abbiamo tantissimo tempo e devo dire che dovremo finire alle 8:10. Però una cosa voglio dirla, questo libro, grazie anche alla generosità di Gianluca Scrocco che ha con le sue segnalazioni, stavo dicendo, mi ha costretto a leggere molte cose, perché non è soltanto la lunga vita di Antonio Giolitti che ci ha permesso a noi, soprattutto del gruppo Storia, di toccare argomenti che ci sono molto cari e che stiamo approfondendo. È la vita di Antonio Giolitti, il suo modo di vita, la sua coerenza, la sua totale assenza di pedagogia, qualunque cosa lui abbia affrontato. Lui è il nipote di Giovanni Giolitti, nasce nel 1915, Prima Guerra Mondiale, ricordiamo che l'anno prossimo c'è il centenario della Prima Guerra Mondiale. Lui è antifascista, ma il suo antifascismo di famiglia non trova nella famiglia né nell'università una conferma. Lui la trova in mezzo alle persone, in mezzo alla gente che ha fatto la sua scelta dell'antifascismo. E lui diventa poi, quindi, partigiano, diventa commissario politico perché si avvicina al Partito Comunista, perché il Partito Comunista effettivamente rappresenta il modo di essere antifascista, diventa deputato del Partito Comunista, ha la possibilità di approfondire attraverso il piano Marshall, di conoscere l'economia, cosa che poi dopo lui sfrutterà successivamente, e fino ad arrivare alla famosa uscita dal Partito Comunista dopo l'invasione dell'Ungheria. Il libro di Scrocco finisce in questo momento, ma anche la storia di Giolitti dopo col Partito Socialista diventa una storia assolutamente ancora di coerenza. Si mette spesso in contrasto con delle situazioni di persone e di storie, però riesce a mantenere questa sua appunto, diciamo, coerenza. Io finisco perché appunto facciamo parlare adesso Scrocco e gli passerei la parola con due domande che ci siamo un pochino fatte prima. Uno, perché un giovane studioso si è interessato così della figura di Giolitti e perché
sul capitolo della, della sua permanenza nel PC lo definisce come breve. Breve, breve, scusate, ma non si sente, non si sente. Non si capisce, non avete capito. Abbiamo capito. Buonasera, si sente? Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio prima di tutto l'Associazione Culturale Amore in Sì, che è un po' storia, e la Rete di Arion per avermi invitato oggi a Roma, e sono veramente molto contento di essere qui, e ringrazio naturalmente tutta la platea, tutti i numerosi, mi emoziona anche un po', insomma, è una delle, un'altra bella soddisfazione che mi ha dato questo libro. Prima di rispondere, iniziare a rispondere brevemente, così magari abbiamo un'interlocuzione, perché chi insomma, vuole fare delle domande o vuole chiedermi magari delle delucidazioni su questa personalità, credo debba averne la possibilità, volevo dire, come faccio spesso, come ho fatto nelle altre presentazioni che hanno preceduto questa, che io non avrei mai potuto scrivere questo libro se non fosse stato per la generosità che Anna e Rosa Giolitti, le figlie di Antonio, hanno dimostrato verso gli studiosi, versando poco tempo dopo la morte del padre le carte del loro genitore e mettendole a disposizione alla Fondazione Passo e dando la possibilità, tra l'altro, a alcuni giovani, tra cui appunto il sottoscritto, di poter studiare e di poter fare appunto il primo libro sulla figura appunto del loro padre, a cui diciamo è seguito in contemporanea un libro curato da Giuliano Amato che raccoglie gli atti di un convegno di cui parlerò. Allora, perché mi sono interessato di Giolitti? Diciamo che nei miei precedenti studi e anche nelle mie precedenti pubblicazioni mi sono interessato in maniera particolare della storia della sinistra italiana. Il mio primo libro è un libro su insomma, un'altra figura interessante, antagonista di Giolitti alle elezioni presidenziali del 1978, cioè Sandro Pertini, che venne eletto. Giolitti e Pertini erano due candidati di Craxi, diciamo. Giolitti era il primo candidato, che non passò, e Pertini fu quello che alla fine riuscì a intercettare i consensi che lo portarono all'elezione. Diciamo, dopo questo primo libro su Pertini mi sono occupato, che poi era la mia tesi di laurea, mi sono occupato in generale del Partito Socialista Italiano, un volume che si chiama Il Partito al Bivio, che è edito sempre da Carocci, che è la mia tesi di dottorato, ampliata e svenduta, dove però non mi sono occupato solo dei gruppi dirigenti, ma anche della base, dei militanti e del ruolo anche dei giovani e anche delle donne che militavano in quel partito rispetto alla svolta di questo soggetto politico che da l'alleanza col Partito Comunista in chiave frontista si ritrova a distaccarsi dopo i fatti del 56 e a incamminarsi verso un progetto diciamo di ingresso al governo con la Democrazia Cristiana. E arrivo appunto studiando tutte queste cose, pensandomi anche di altro, però arrivo ad Antonio Giolitti. Devo dire che la scintilla forse me l'ha data un fatto, cioè che l'attuale Presidente della Repubblica, allora eletto proprio la prima volta, Giorgio Napolitano, prima di giurare al Quirinale, di giurare in Parlamento come Presidente eletto nella primavera del 2006, si è recato a fare una visita privata proprio a casa di Antonio Giolitti, come gesto diciamo di riconoscenza verso una personalità con cui ha stretto un rapporto molto forte, che però nel congresso del PC del dicembre del 56 era stata la persona con cui Giorgio Napolitano era stato il primo delegato, tra i primi diciamo, delegati a intervenire per criticare aspramente le parole di Antonio Giolitti, che metteva in discussione diciamo, l'interpretazione che il PC aveva dato dei fatti del 56, dell'invasione dell'Ungheria da parte dell'Armata Rossa e tutta una serie di cose di cui poi magari parleremo. Ecco, da lì è partita un po' questa scintilla e la volontà anche di approfondire un personaggio che mi sembrava interessante. Poi c'è stato appunto questo convegno del maggio 2011 all'Istituto Treccani, qua a Roma, e da lì ho pensato di dover accelerare e di approfondire questo,
la prima parte della vita di Giolitti, perché poi la seconda, insomma, vorrei studiarla, sto per iniziare a studiarla. Quindi è un incontro un po' casuale, ma nello stesso tempo motivato anche dagli studi che avevo fatto precedentemente. E soprattutto anche dalla lettura della sua bellissima autobiografia, Lettera a Marta, Ricordi e Riflessioni, che è un libro pubblicato dal Mulino nel 1992, che meriterebbe veramente di essere ristampato. Speriamo, insomma, che venga fatta questa ristampa anche a breve. Ho risposto alla prima domanda, vediamo la seconda, perché io parlo di breve viaggio di Giolitti nel PC. In realtà è nella vita di un uomo che appunto è vissuto 95 anni, un'esperienza che essenzialmente di 13 anni circa è breve. Però è un'esperienza che io ho voluto sottolineare, tra l'altro è anche il capitolo centrale del mio libro, perché secondo me è nella sua militanza comunista che Giolitti diventa un uomo politico a tutto tondo. Diventa un esperto, a parte che diventa prima appunto un capo partigiano, è stato raccontato per la resistenza, eccetera. Ma Giolitti è stato un deputato all'Assemblea Costituente ed è stato poi parlamentare per il PC, diciamo nella prima e nella seconda legislatura. In realtà, nella seconda legislatura solo per un pezzo, perché poi avrebbe diritto al PC. È un breve viaggio, sicuramente dal punto di vista cronologico, ma molto intenso appunto sul piano intellettuale, culturale. Dove Giolitti impara anche a stare delle istituzioni, impara molto bene il lavoro parlamentare, impara a dedicarsi e manifesta un interesse specifico per alcune questioni su cui poi avrebbe anche improntato la sua carriera politica, cioè le questioni relative al bilancio dello Stato, le questioni relative alla programmazione economica, le questioni relative ai problemi della rottura dei monopoli, ad esempio come quello dell'energia elettrica. Certamente Giolitti diventerà in quegli anni, questa sarà un'altra delle caratteristiche che avrà anche da socialista, più che uomo di partito, uomo diciamo delle istituzioni, uomo di governo, perché nei partiti in cui avrebbe militato non avrebbe mai avuto un ruolo di grande diciamo impatto sul piano del proselitismo come consenso interno, ma molto forte sicuramente sul piano intellettuale, culturale e morale, però lasciando un segno decisivo nell'esperienza come appunto parlamentare e come ministro. Grazie mille, molto bellissimo. Allora, io direi di passare, visto che il tempo è poco, direttamente, se qualcuno vuole fare qualche domanda, quello che ha già detto Gianluca, sono già delle cose da chiedere. Qualcuno vuole già fare qualche domanda visto approfittando della presenza di Gianluca Scroppo, io non ho presentato qua interamente, chiedo scusa, perché questo problema del microfono mi ha un pochino... Gianluca è un esperto della storia di donne e di giovani della sinistra italiana, ha approfondito anche la figura di Piero Gobetti. Si sente adesso? Si sente? Ok. Devo avvicinare il microfono. E ancora? Perché ti sentivo io, no? Questa è una voce un po' più bizzarra, è una voce che si può sentire. Perché il presidente della Fondazione Luca Raggio, che si occupa dei diritti umani, sta uscendo un libro, L'Africa nella globalizzazione. Sembra un argomento, non ne parliamo, ma tutti sappiamo insomma qualcosa è successo recentemente. E qualcuno vuole già fare qualche domanda, se no io mi faccio perdere l'occasione, ma poi sono prepotente. Allora, sì, qualcuno? Io volevo una domanda. Non so se è meglio fare senza il microfono o col microfono, ma devi venire qui col microfono se vuoi. No, io parlo con voce cioè io in realtà la cosa che mi ha molto colpito di questa è proprio la qualità personale e di resistente a tutto quello che è accaduto a questa persona, e questa cosa mi ha molto colpito, e anche in particolare proprio il rapporto veramente forte quando c'è stata la sua esclusione, diciamo, dopo il 56, quindi dal PC. E mi ha colpito una frase che aveva scritto un Panfilo Gentile su Corsera, che la leggo, dice: l'errore di Giolitti fu quello di non accorgersi di aver aderito non ad un partito, ma a una chiesa. E questo è come elemento formale. Allora, a questo punto mi chiedevo anche, no? Ma il suo libro, il titolo del suo libro,
che è poi alla ricerca di un socialismo possibile, va un po' al di là della persona, Giolitti. Quindi come chiedersi il socialismo possibile, al di là dell'esperienza che è un regalo comunque la persona, quello che c'ha. E mi sono un po' chiesto, ma per affrontare questa ricerca di un socialismo possibile, quanto è fondamentale avere libertà da pensiero religioso? Perché poi ci troviamo, se no, marxisti che arrivano e li troviamo così, come Tronti e compagni, pietosamente in ginocchio. Ecco, per non finire così, questa è la mia domanda. C'è qualche altra domanda? Qualcun altro vuole fare una domanda? Così le raggruppiamo un po' in modo che poi si risponde insieme. Gianluca Scroppo risponde insieme. Qualcun altro vuole fare qualche altra domanda? Semmai per rinforzare, spiega quello che ha chiesto Pietro, sempre su questa questione dell'identità. Questa figura di Giolitti, cioè, affascina anche persone, diciamo, che hanno avuto la mia stessa esperienza, diciamo, nel 68. E in che senso? E lui è comunista perché si deve opporre, perché il comunismo, il Partito Comunista, è la massima opposizione al fascismo. Questo sostanzialmente mi pare la motivazione di fondo sua. Era comunista perché era prima antifascista e quindi comunista, e in qualche modo anche noi, insomma, siamo a questo incontro col comunismo, ci siamo arrivati per opposizione alla situazione esistente. E quindi poi lui delinea con questa, intanto è interessante che non diventa mai anticomunista, perché riconosce sempre il fondamento positivo che stava anche alla base del comunismo, sono i metodi e poi tutta l'impostazione ideologica che non vanno. Allora, riconosce, lui si è riconosciuto poi un'identità socialista, e anche per noi è una possibilità, no? Salvare quanto c'era di sogno, di utopia, di bellezza nella sinistra, e poterci dare questa identità socialista, perché quello ci consente di portare avanti anche quelle aspirazioni che abbiamo sempre avuto. Però su questa identità socialista, bella, nobile, perché poi ci sta Lombardi, ci sta Bertini, ci sta Basso, Foa, tutte queste grandi figure, immagine del socialista dell'Ottocento era il grande laico, l'uomo per bene, colui che lottava per la giustizia sociale, grande immagine. Però poi i socialisti ne hanno pure combinate tutti i colori, non solo in Italia, Mussolini era socialista, Craxi, Signorile, Cicchitto, tutta questa gente qui, ma poi anche fuori d'Italia, i socialisti hanno votato i crediti di guerra nella prima guerra mondiale, Mitterrand era contro l'indipendenza dell'Algeria. Quindi questa identità socialista, in effetti, poi nel corso della storia è stata un po' ballerina, non è molto ben definita. Ecco, la domanda mia è: quali sono i limiti che si possono, perché in questa identità evidentemente c'è qualche cosa che poi non regge nel rapporto con la realtà, insomma. Domandone. Sono in grado di rispondere. Ci provo, insomma. Allora, sì, ma intendo di fare un po' una fusione fra le due risposte. Innanzitutto, dunque, il titolo del libro riprende un libro di Giolitti, che è Un socialismo possibile, che lui pubblica con questo titolo proprio per Einaudi nel 67.
Quindi questa della possibilità è secondo me un termine che lui utilizza perché se si vede, se si guarda la sua storia completa, questa storia lunghissima, 95 anni voglio ricordare, attraversati molto lucidamente anche in vecchiaia, perché diciamo che fino ai primi anni 2000 Giolitti è uno molto partecipe anche nel dibattito pubblico della sinistra, nel PDS, nel DS, lui in realtà è uscito anche di fatto dal PSI, perché poi era stato eletto senatore nell'87 come indipendente, facente parte della sinistra indipendente, nelle file del PC. E con questo della possibilità mi richiamo un termine che io ho scoperto studiando la sua figura, cioè quello della scelta. Cioè Giolitti è un uomo che di fronte agli accidenti della storia compie delle scelte. È stata ricordata la scelta della resistenza. Lui era uno che proveniva da una delle famiglie più importanti d'Italia, avrebbe potuto attraversare, diciamo, la fase del fascismo, dalla fronte del fascismo, in una sostanziale tranquillità che gli proveniva appunto dal fatto di essere nipote di quello dell'età giolittiana, come mi dicono sempre le persone quando insomma, sanno la persona a cui ho dedicato questo libro, questa ricerca, però decide di impegnarsi attivamente nella liberazione dell'Italia dal fascismo e di farlo da partigiano, da capo partigiano, rischiando la vita. Rischiando la vita come tanti altri suoi coetanei, avendo una giovane moglie, avendo dei figli molto piccoli, e lo stesso poi questa scelta, il dubbio e la scelta, verrà anche nel momento in cui nel 56 deciderà di rompere questo rapporto breve ma intenso con il Partito Comunista. Lui non viene espulso dal Partito Comunista, lui lascia il Partito Comunista per una serie di motivazioni, ve ne dico una, chiaramente, che lui era sicuramente uno dei giovani meglio visti da Palmiro Togliatti, che ne apprezzava l'intelligenza, la capacità appunto di affrontare tematiche così concrete come quelle di cui ho parlato all'inizio, appunto i problemi dell'economia, del bilancio, eccetera, l'impianto culturale molto forte. Antonio Giolitti è uno dei fondatori della casa editrice Einaudi, e poi era appunto anche un fiore all'occhiello perché era appunto il nipote di Giolitti, e Togliatti poteva portare nel suo partito nuovo questo fiore all'occhiello di questi giovani dalle famiglie liberali che avevano aderito al suo nuovo progetto. Il suo abbandono appunto dal partito non è l'abbandono di un eretico, per tornare a una terminologia religiosa, ma è appunto l'abbandono di uno che decide di lasciare quel partito in cui aveva militato, non considerandolo una chiesa, perché il problema fondamentale è che lui parla nel 56 non è soltanto il rapporto con l'Unione Sovietica, che potrebbe essere quello che appunto a cui si può pensare facendo memoria con quello che accade in Polonia e in Ungheria, no? Questa repressione drammatica in Ungheria, Budapest, dell'Armata Rossa, ma lui mette in discussione l'essenza stessa di stare in un partito di sinistra con la possibilità di esprimere le proprie idee, anche di minoranza, però facendo sì che queste idee abbiano legittimità. E questa è una bomba del 56, chiaramente, perché nel PC non potevi contestare il segretario o il gruppo dirigente. Ma è anche, diciamo, un ragionamento molto interessante se pensiamo alla storia successiva, anche alla storia di adesso, per quanto insomma i partiti di oggi siano, appunto, se ne parlava prima con alcuni di voi, insomma, partiti elettorali, eccetera. Cioè il problema di avere delle idee, difenderle, potendo però comunque militare, essere accettato. E in questo senso la sua è una scelta eminentemente laica, sicuramente. E Giolitti è un uomo che, pur appunto essendo stato ministro del bilancio in governi guidati dalla Democrazia Cristiana, mantiene sempre questa sua impronta, molto rispettoso anche della religione naturalmente, ma faceva notare appunto Sonia che Giolitti ha dei funerali assolutamente laici. Vediamo un po' il problema invece di che cosa è stato il socialismo, no, a cui Giolitti ha fatto riferimento. E io non credo che sia possibile
diciamo, vedere, anche perché sarebbe una discussione molto, molto ampia, i pregi e i torti di una vicenda che per molti, insomma, sarebbe finita di fatto, in realtà non è finita, perché oggi in Europa, nel bene o nel male, due sono le famiglie politiche più importanti, quella popolare e quella socialista, con tutti i difetti chiaramente che ci sono in questa Europa, però il grosso problema italiano è anche quello oggi, no? Che si è costruito questo bipartitismo coatto, che però non fa riferimento diretto a nessuna delle due famiglie, in senso concreto, magari nominalistico così, ma in realtà è molto superficiale, addirittura c'è un partito che di fatto non vi aderisce, come il Partito Democratico. Però Giolitti tenta di declinare questa opzione in una maniera molto anche pratica, secondo me. Cioè, il socialismo, infatti lì ci saranno anche dei momenti di visione differente, per esempio con Riccardo Lombardi, a metà degli anni 60 e nei primi anni 70, per Giolitti significa tentare di entrare in una società dei consumi, come era quella del miracolo economico, che aveva radicalmente trasformato la fisionomia sociale dell'Italia, perché aveva veramente mutato in pochi anni delle situazioni che si trascinavano da decenni. Pensate a una riforma straordinaria come la scuola media unica. Io vengo da una regione, la Sardegna, dove quella riforma ebbe un impatto fortissimo, perché consentì a tantissimi diciamo, ragazzi di poter studiare, di compiere un altro ciclo di studi obbligatorio insieme appunto ad altri ragazzi di famiglie benestanti, rompendo anche una divisione fra la città e la campagna, ad esempio. E insomma, da questo punto di vista il suo impegno è quello appunto di operare per realizzare le sue idee di trasformazione della società, che in quella fase era ancora di, se vogliamo, superamento del capitalismo, poi che via modificato le sue posizioni, diciamo, però sempre di incidere nel concreto per evitare che ci fossero, cioè rompere il socialismo, perché? Perché bisogna distruggere le disuguaglianze sociali, questo è il grosso tema da cui è nato, poi, se vogliamo, il socialismo. Naturalmente questo per Giolitti ha rappresentato la necessità di avere anche un approccio concreto nel governo, pensate per esempio alla programmazione economica, cioè che ruolo deve avere lo Stato nella gestione dei processi del capitalismo, fermo restando che se il capitalismo viene lasciato a briglia sciolta fa dei danni molto gravi, e noi oggi abbiamo visto cosa può capitare. Negli anni 60, quando Giolitti, Lombardi, insomma, ipotizzano tutta la questione relativa alle riforme di struttura, questa discussione è molto importante, perché siamo anche in una fase di, in cui il miracolo economico inizia un po' a rallentare, ad avere delle difficoltà, però nello stesso tempo tantissime persone hanno avuto accesso a dei consumi che precedentemente non potevano avere, la macchina, la prima, le vacanze al mare, o, insomma, la villeggiatura con la famiglia, il divertimento che rompe le barriere generazionali di genere, e quindi chiaramente tutte questioni che erano state anche un po' nascoste nella storia del socialismo precedente, no? E che invece bisogna affrontare, quindi c'è comunque questo tentativo di rinnovamento. La cosa interessante è che Giolitti, e qua chiudo questa mia non risposta in realtà al suo quesito, che era molto più complesso, me ne rendo conto, è molto più ampio. Dicevo prima che Giolitti, lunga vita, continua a riflettere. Ci sono due interviste molto belle che io vi consiglio di leggere, insomma di cercare in rete. Una al Corriere della Sera del 24 giugno del 99 e un'altra all'Unità del 22 agosto del 99, quindi insomma siamo nello stesso periodo. 99 è un anno molto importante. 99 è l'anno di Seattle, è l'anno dell'ingresso della Cina nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è l'anno in cui si pongono le basi per diciamo alcune delle questioni che oggi sono all'ordine del giorno, quindi questa la globalizzazione diseguale, come l'ha chiamata qualcuno, i limiti appunto di un processo di finanziarizzazione anche dell'economia, dove lo Stato non è stato più in grado di intervenire per mettere un freno a questa ingordigia, no, finanziaria, che è stata portata avanti da dei capitalisti che ormai si sono mossi così in maniera eterea sugli scambi internazionali, non giocando di fatto quasi più con
le questioni concrete della fabbrica, eccetera, no? Tutte le funzioni, le questioni della delocalizzazione, via discorrendo. Dicevo, Giolitti fa queste due interviste che secondo me sono molto belle, che vi volevo citare, perché in questa intervista al Corriere della Sera del 24 giugno del 99 lui si interroga su un uomo appunto insomma, di quasi 90 anni, si interroga sull'identità culturale della sinistra, mettendo in evidenza un fatto, cioè che la sinistra, secondo lui, aveva smesso di parlare in maniera chiara. Questa mi ha colpito quando l'ho letto, perché poi ho pensato alla storia successiva, e lui aveva accolto questo facendo un esempio molto concreto, perché poi Giolitti era uno che appunto aveva questa grande capacità, insomma, grande cultura, anzi immensa cultura, però era uno che nella vita aveva avuto delle esperienze molto concrete. L'impegno nel suo collegio elettorale di Cuneo era una cosa che, a cui lui teneva molto, dove vedeva anche i problemi concreti dei suoi elettori, eccetera. E Giolitti fa un riferimento in questa intervista del 24 giugno del 99 ad un idraulico che era venuto a casa sua a fare dei lavori, insomma, in casa, per fare un idraulico. Che poi è l'idraulico, no? Nella campagna americana, negli Stati Uniti, vi ricorderete. Questo idraulico, racconta Giolitti, molto bravo, a un certo punto, insomma, come si fa sempre con chi viene a fare dei lavori in casa, molto spesso per... in tavola una discussione, una chiacchierata, a un certo punto Giolitti dice: beh, l'ho buttata in politica, e gli ho chiesto, so, per chi votava. La risposta naturalmente è: ho votato Berlusconi. E Giolitti gli chiede: ma come mai ha votato Silvio Berlusconi? E l'idraulico dà una risposta molto netta: perché voglio diventare come lui, perché lui mi ha tratteggiato un tipo di vita che a me piace, in cui io mi posso identificare, se posso identificare i miei figli. E Giolitti dice: ma io lì avrei avuto gioco facile nel far riferimento a personalità, insomma, della storia d'Italia, che per caratura morale, per fisionomia, diciamo, culturale, chiaramente erano distanti anni luce da Berlusconi. Giolitti dice: poteva andare, insomma, dalle Gasperi a Togliatti, a Berlinguer, a Nenni, tutti, insomma. Però dice: a un certo punto mi sono reso conto che non avrebbe avuto senso questo mio riferimento, perché effettivamente quell'idraulico mi diceva una cosa, cioè che lui era in grado di identificarsi con una persona che era appunto Berlusconi, che evidentemente era stato in grado di interpretare le sue aspirazioni. E Giolitti dice: quello che mi rode è che la sinistra non è più in grado di farlo col suo popolo, ma anche con gli altri cittadini, perché evidentemente si ha perso questa capacità di usare una lingua comune in cui riconoscersi, no? Giolitti dice: quello in cui noi comunque sia, socialisti, comunisti, insomma, dopo la liberazione, la resistenza, i primi anni dell'Italia, eravamo stati in grado di costruire, perché comunque uno che militava nel PC o votava PC, o anche uno che militava nel PSI, insomma, o era vicino a quell'area, sapeva perché votava per quei partiti, naturalmente anche per la democrazia cristiana, cioè i partiti laici, partiti nati appunto dall'accordo costituzionale. Oggi invece, dice Giolitti, nel 99 non è più così. Non è più così anche perché si è persa la coesione, dice Giolitti, della sinistra, si è persa un'idea di solidarietà e di cooperazione, di interdipendenza tra i cittadini, per cui si è, diciamo, costruito questo impianto verticistico, no? Cioè dall'alto calano le ricette. Mentre Giolitti dice: noi eravamo abituati a costruirle, diciamo, in maniera orizzontale. Poi chiaramente c'era chi le doveva tradurre come aveva fatto lui, o ha tentato di tradurre in azioni di governo, però diciamo c'era questa idea proprio del demos, che comunque era la componente essenziale di questo socialismo possibile, che invece poi alla fine degli anni 90 e primi anni 2000 si è persa, e oggi insomma stiamo vedendo cosa succede. E Giolitti diceva: stiamo attenti, questa dell'intervista all'Unità di pochi giorni dopo, perché altrimenti rischiamo di morire di monetarismo a sinistra e di economicismo. Insomma, questa è chiaramente, se pensiamo a quello che è successo dopo, e soprattutto stiamo attenti a non ridurre tutta la politica a slogan e a innamorarci delle parole, decontestualizzando da quelle che sono veramente le problematiche quotidiane dei cittadini, a cui la sinistra, il socialismo, diciamo, dalle origini, pur con tutti gli errori, eccetera, ha comunque tentato di dare una risposta, cioè per cui è nato, cioè l'essere a sinistra appunto per
abbattere le disuguaglianze. Questa era una cosa che lui diceva nel 99, e oggi chiaramente Giolitti non c'è più, però è evidente che questo tipo di riflessione era molto presente in questi, tra virgolette, grandi vecchi, no? Perché avevano avuto comunque quel tipo di storia. E secondo me, naturalmente, chi fa lo storico non si deve porre l'ambizione di dare risposta nel presente, per il presente. Deve però porsi il problema di essere in grado, in una microscopica parte, di suscitare comunque una riflessione critica intorno a queste figure. Io chiudo, questa è una risposta molto lunga, dicendo che la più bella presentazione che ho fatto, oltre chiaramente sono uscito quella che ho fatto, anche questa, però quella che mi ha colpito di più è stata quella che ho fatto a settembre del 2012 a Porto Scuso, nella mia Sardegna. Porto Scuso è il paese che sta a fianco alle fabbriche della grande crisi industriale della mia regione. Il sindaco di Porto Scuso mi ha invitato a fare questa presentazione, io sono andato molto volentieri, c'era, diciamo, una platea come quella di stasera molto nutrita, molto partecipe, e ci sono state anche domande molto belle come quelle che sono già state qua, un po' simili tra l'altro, perché poi alla fine si torna su quei temi. E la cosa interessante è che Antonio Giolitti è uno che si è occupato parecchio di Sardegna, perché come ministro del bilancio lui chiaramente ha questa grande idea della programmazione economica. La prima regione dove si sperimenta una programmazione, un piano, è appunto la Sardegna, il piano di rinascita dei primi anni 60, del 62, poi continua negli anni successivi. E Giolitti è molto attento, ha tra l'altro diversi collaboratori in Sardegna, c'era una forte presenza di uomini a lui vicini che erano già stati dentro il PC, l'avevano seguito dopo che era andato via, è entrato nel PSI. E Giolitti diceva che la programmazione ammoniva i sardi, i suoi compagni di partito anche, ma in generale chi si stava occupando di gestire la programmazione economica, dicendo: state attenti a non pensare che la programmazione sia una cosa che si deve ridurre all'isola, ma voi dovete pensare alla programmazione sempre in un quadro di, in un legame stretto con il resto del contesto nazionale, il resto del contesto europeo e il resto del contesto mediterraneo, perché solo così sarete in grado di incidere nei problemi della vostra regione. E questo, insomma, mi ha colpito molto quando l'avevo trovato nelle sue carte, insomma l'avevo citato, perché mi sembrava appunto un elemento essenziale e anche molto molto attuale. Grazie. Io ho un discorso avanti sulla scoperta di Giolitti. Se posso, mi intrometto una domanda. Il Giolitti intellettuale a questo punto, il Giolitti che lavora alle Navi, il Giolitti che quando esce dal PC fa riferimento a Gramsci, insomma il Giolitti intellettuale, abbiamo visto molto il Giolitti politico, ma il Giolitti intellettuale mi sembra che sia, non so se avviene prima o dopo, questa è una cosa che ti voglio dire. Ma in realtà diciamo forse è un aspetto della sua personalità che, diciamo, si salda perfettamente con la sua militanza politica, perché appunto ho ricordato prima che Giolitti è tra i fondatori della casa editrice Naudi, è, diciamo, un attivo redattore. Lui dice a un certo punto che probabilmente se la politica non l'avesse rapito attivamente con l'elezione all'Assemblea Costituente, probabilmente sarebbe rimasto, diciamo, un intellettuale con una propensione al lavoro culturale molto forte. Uno dei suoi migliori amici era Italo Calvino, tanto per dire un nome, che tra l'altro l'avrebbe seguito proprio nel 57, nella fuoriuscita dal PC. Da questo punto di vista è interessante vedere, ma insomma io nel libro ne parlo, in realtà mi sono basato su un lavoro molto solido, molto più solido del mio, che era già stato fatto da Luisa Mangoni, Gabriele Turi e Maurizio Salvati su questi temi. È molto interessante vedere come effettivamente lui è, per esempio, inaugura una collana delle Naudi, una biblioteca giuridica, insieme a un signore che si chiama Norberto Bobbio. Traduce dal tedesco Max Weber,
più altri grandi giuristi. Giuritti era uno che sapeva 3-4 lingue benissimo, insomma, quindi aveva certamente una curiosità anche nella scelta delle pubblicazioni, soprattutto nel campo economico e filosofico-storico, che gli permettevano di essere veramente anche un grande lettore. Nel suo archivio personale è una cosa anche emozionante, perché ci si ritrova di fronte molto spesso a lettere di straordinari scrittori, appunto ho citato prima Calvino, Cesare Pavese, che appunto sono state versate, che però dimostrano appunto l'amicizia e l'interesse che aveva verso il suo amore anche per la cultura. Del resto, insomma, aveva avuto anche durante la sua formazione un legame stretto con Jaime Pintor, anche tramite la moglie, che era diciamo una donna appartenente appunto alla famiglia D'Amico, quindi il mondo del teatro. Era sicuramente una persona molto attenta, e voi dove lo vedete, tra l'altro, questo, e torniamo un po' a bomba, lo vedete in Lettera Marta, che appunto è uno dei libri scritti, un'autobiografia scritta da un politico che ha una cultura straordinaria, ha una capacità di scrittura, diceva Soni, anche un'ironia molto insomma, molto marcata, anche quando è serioso. Cioè, era proprio un uomo che aveva anche la passione per i libri, e questo, insomma, credo che sia stato anche un elemento che probabilmente si è saldato molto nel renderlo anche veramente, come era descritto, un signore, se vogliamo, della politica. Tra l'altro, questo lo voglio dire, io non l'ho conosciuto perché mi sono occupato di lui in realtà subito dopo che era morto, però diversi miei insomma, colleghi, giovani colleghi, per esempio Andrea Ricciardi e Maria Margherita Scotti, nelle loro ricerche hanno potuto intervistarlo, si sono potuti relazionare con lui, e loro mi hanno raccontato che lui li accoglieva, nonostante appunto avesse quella storia eccetera, si trovasse di fronte a dei giovani studiosi con grande cordialità, grande amicizia e grande anche disponibilità, questa generosità anche di donare il proprio patrimonio di esperienze a chi voleva tornare a studiare quelle le pagine della sua storia, ma in realtà le pagine della storia d'Italia. È un altro segnale, secondo me, molto importante, che appunto si è visto poi, che ha saputo anche trasmettere ai suoi familiari, e si è visto quando le figlie hanno deciso di donare il suo archivio alla Fondazione Basso. Rimanendo alle Napoli, nel 1943, quando lui di Napoli passò a Roma, lui ebbe l'incarico di collaboratore a tempo pieno per la biblioteca storica, di cultura storica. A me piace molto questo video, perché lui per la prima volta parla di ricerca, usa il termine ricerca, perché lui diceva, l'idea era questa, di raccogliere moltissimi documenti per capire come era nato il fascismo, visto che non era nato dal nulla. Quindi lui voleva fare questa ricerca tornando indietro negli anni per capire fino in fondo perché ci trovavamo in quella situazione. Poi successe insomma, quella cosa importantissima dell'8 settembre, e nell'entusiasmo tutti parlavano di libertà, un po' il termine ricerca si perse, e lui, parlando anche per bocca di Foa, dice che comunque il PC preferì al termine, non sboccò nella ricerca, ma preferì accettare una verità diciamo precostituita, senza chiedersi il perché. La mia domanda è questa: ma è allora che il PC perse, diciamo, questa, l'amore per la ricerca, andando a finire le credenze più o meno varie? È lì che si è fermata, diciamo, la realtà della sinistra. Rispondo. Sì, dunque, la cosa interessante è che le interpretazioni, chiaramente, dell'avvento del fascismo, che davano gli antifascisti, che gli esistenti, secondo me toccavano una figura come Giuritti prima di tutto, perché nell'analisi chiaramente si andava appunto a vedere quali erano i motivi, le ragioni e le cause dell'ingresso al potere di Mussolini. Chiaramente alla fine si arrivava al nonno, no? Cioè c'era la grande questione di Giovanni Giuritti,
La figura di Giovanni Giolitti, che è chiaramente molto contestato, insomma, tutta la storia dell'antigiolittismo, è stato citato Gobetti prima, quindi insomma potremmo Salvemini, potremmo tornarci, però chiaramente poi diventa una questione che nel secondo dopoguerra viene affrontata per esempio dal Partito Comunista Italiano in una maniera molto particolare, soprattutto la Togliatti, non perché il nipote era entrato nel PC, ma perché per esempio c'è un famoso discorso di Togliatti, di interpretazione della figura di Giolitti, che è una figura comunque sia che sostanzialmente viene rivalutata, no? A differenza, diciamo, di quello che per esempio diceva il Togliatti, chiaramente dell'ordine nuovo, giovanissimo, eccetera. Naturalmente il PC si trovò ad affrontare con la Resistenza, il CLN, eccetera, il Partito Nuovo, anche la necessità di relazionarsi con altri movimenti politici, altri partiti. Lì c'era la questione del fatto che dove il comunismo si era insediato, il PC, il Partito Comunista era un partito che non aveva alleati, ma era un partito unico, quello che insomma nel 48 accade in Cecoslovacchia, ad esempio, naturalmente quello che successo in Russia. In Italia la scelta è differente, perché il PC scrive la Costituzione insieme ad altri soggetti politici e accetta il gioco democratico. Naturalmente questo significa che Togliatti, con il suo realismo, decide che quella pagina del ventennio può e deve essere analizzata, però anche cercando di inquadrarla appunto in questo Partito Nuovo, e da qui nasce anche per esempio tutta la polemica che c'è sulla sua amnistia, sul fatto che molti ex fascisti o ex intellettuali fascisti poi aderiscano al comunismo. Uno su tutti, Curzio Malaparte ad esempio, no? Che non è, cioè, sono tanti altri, però appunto naturalmente la questione era, allora, dopo vent'anni di una dittatura, un partito che voleva essere sostanzialmente, oggi qualcuno direbbe a vocazione maggioritaria, ma insomma incidere, ha portato un po' di sfortuna, incidere diciamo pesantemente nel contesto di un'Italia liberata e di una Repubblica nata il 2 giugno, poteva o no fare a meno di dialogare con le persone, ad esempio i giovani che si erano formati durante il fascismo? E questo è un interrogativo che sicuramente il gruppo dirigente del PC si pone, a cui soprattutto Togliatti dà una risposta in senso positivo, nel senso che diciamo sostanzialmente si favorisce l'ingresso di molti di loro. Poi chiaramente tutto il problema della discussione sul ventennio si trascinerà e esploderà ad esempio nel 60 con i fatti di Genova, il governo Tambroni, riesploderà insomma in momenti molto particolari della storia italiana, al momento insomma di fratture non chiare o mai chiarificate, sapete insomma tutte le questioni legate alle stragi, a momenti poco chiari in cui cadono per esempio dei governi. Di uno è protagonista anche Antonio Giolitti, cioè il primo governo Moro che cade nell'estate del 64, cade per tutta una serie di motivazioni, io chiudo il libro lì, l'opposizione durissima del mio conterraneo Antonio Segni, Presidente della Repubblica, che è spaventato a morte da Giolitti, da Lombardi, per la programmazione economica, per quello che dicono, li vede come dei bolscevichi, eccetera. Il ruolo del generale dei carabinieri, sì, De Lorenzo, il piano solo, figura che tra l'altro non è che possa essere ascritta al fascismo, comunque ha avuto anche dei meriti esistenziali, però evidentemente nel momento in cui lì per esempio si doveva toccare un nodo importante della gestione del miracolo economico, in cui si volevano anche scardinare delle rente di potere, ad esempio appunto dei monopoli industriali, eccetera, o suddividere diciamo la fase calante del miracolo e le responsabilità di gestire quella fase a tutti, anzi cercando di far pagare un po' di più, cioè chi aveva di più, è una lotta per l'egemonia, di fatto anche quella in cui effettivamente uno come Giolitti viene sconfitto. Quel primo governo effettivamente insomma, ha questa fine non molto gloriosa. Devo dire però che ci sono due cose da sottolineare. Innanzitutto che Giolitti, da ministro del bilancio, si rende conto che la discussione teorica chiaramente si deve scontrare con la necessità
e questo è anche un suo motivo di distacco un po' con Lombardi, di per esempio confrontarsi con la pubblica amministrazione. È un tema assolutamente centrale poi di tutta la storia anche della successiva della sinistra al governo, no? Cioè, se la macchina amministrativa funziona male, c'è difficoltà a interagire con essa. Io posso avere le idee migliori del mondo, però alla fine ho delle difficoltà se non so interagire, ad esempio, anche con quei funzionari. Giolitti, io lo cito, fa questo famoso riferimento al fatto che una volta entrato al Ministero ha delle difficoltà proprio pratiche anche nel coordinamento della sua segreteria, perché non ha segretario, ad esempio. E poi un altro aspetto molto importante, qui mi piace ricordarlo, perché insomma è una figura che secondo me giustamente in questi ultimi anni ha riconquistato un suo posto centrale come, diciamo, figura emblematica della storia italiana, che è Aldo Moro. Perché Aldo Moro è, io ho avuto modo appunto di studiarlo in parallelo, grazie anche a Giolitti, e mi sono reso conto della straordinarietà di quest'uomo e di come questa sua capacità di pensare la politica in maniera complessa sia poi stata veramente una delle ragioni della sua morte, che va ricercata anche in quel primo esperimento di centrosinistra. Per esempio, quando nessuno vuole Giolitti ministro, non lo vuole Saragat perché dice che ha poca esperienza, non lo vogliono appunto Carli e Segni perché insomma puzzava un po' troppo di socialismo radicaleggiante, Moro invece è uno che si spende per averlo come ministro del bilancio, perché ne aveva intuito anche l'intelligenza, ha avuto modo di apprezzarlo in sede di assemblea costituente, e questo insomma mi sembrava anche giusto ricordarlo, anche perché anche qui, siccome è bello questo rapporto dei figli che sono importanti nella trasmissione della tradizione, della memoria dei loro padri. Ho citato prima Rosa e Anna Giolitti, un altro dei miei incontri molto belli che ho avuto è stato quello con Agnese Moro, che anche lei insomma si spende tantissimo per Giulia. Ho avuto modo di sentirla a Cagliari parlare alla platea di 400 studenti di un liceo classico, e io devo dire, come giovane studioso, sono però ammirato rispetto alla forza di volontà appunto di questi figli, di queste grandi personalità che non hanno rinunciato al loro ruolo, anche se non hanno dei ruoli pubblici, però lo acquistano nel momento in cui da cittadini decidono di parlare dell'esempio, della storia dei loro genitori. E questo secondo me è importante, specie in questo momento storico in cui effettivamente le giovani generazioni non hanno punti di riferimento. Volevo riallacciare proprio l'intervento di Rosalba, perché effettivamente anch'io ho letto Lettere a Marta, la sua biografia, e poi ho letto il tuo libro, insomma. Quindi devo dire che mi aveva molto, tra l'altro anche parlando con un'altra amica che avevamo letto il libro, ci aveva colpito molto questa frase che lui dice, e questo mi aveva dato l'idea di una persona, no, con gli occhi aperti, cioè di affrontare la politica in una maniera appunto con la schiena dritta e gli occhi aperti, perché il fatto che lui ha detto appunto che, ed era consapevole di questo, e probabilmente adesso non so quando lui ha fatto questa riflessione, se prima o dopo i fatti del 56, però il fatto di aver detto il PC ha lasciato la ricerca per la verità, cioè questa cosa, tu prima hai detto che non vedeva il PC come una chiesa, però questa cosa ci fa pensare che c'è un dogmatismo, e lui questa cosa la vedeva e l'aveva, almeno ce l'aveva presente, ed è probabilmente, adesso lo chiedo a te, se è questa sua laicità che dicevamo prima, questo suo tra virgolette ateismo, cioè di non credere, no, ma di pensare, e quindi continuamente pensare, quindi il discorso culturale poi l'ha portato insieme ad altri ad avere il coraggio di rifiutare quegli eventi del 56, perché lui l'aveva già visto nel 39, cioè nel patto tra i nazisti, e sì, lui aveva già visto che c'era qualcosa che non andava in questo Partito Comunista. Quindi già, e quindi quando poi si è accaduto quest'altro avvenimento, probabilmente si è reso conto che cioè, c'era, cioè, è come se l'avesse già
intuito. Quindi, ecco, quindi quanto, e mi ritorno anche alla domanda sua, cioè bisogna essere laici, atei, e quindi avere la possibilità poi di studiare e di capire, e quindi quanto la cultura è importante, come diceva anche lei, no? Cioè, che, cioè, e poi ci rilanciamo ad oggi, il Partito Comunista, cioè, proprio ha impedito probabilmente questa cosa, e oggi non la sta recuperando proprio perché non fa i conti con la propria storia, cioè perché continua a non voler vedere, a non voler studiare, a non voler capire che cosa è accaduto, insomma, e qual è il grande, cioè, problema, insomma, che bisogna pensare e non credere probabilmente. Sì, c'è una cosa interessante in questo discorso, cioè deriva dal fatto che è vero che, insomma, già nel 39 lui lo scrive, insomma, gli puzzava un po', no? Questo, per usare un termine un po' più terra a terra, questa sudditanza, questa capacità anche di mutare le proprie opinioni o i propri anche dogmatismi a seconda, insomma, di quelle che erano le contingenze e anche la resa di posizione di Mosca. Però è anche vero che Giolitti arriva al 56 passando però per un silenzio nel 51, quando accade la vicenda di Valdo Magnani e di Aldo Cucchi, che erano due comunisti, Valdo Magnani è stato parente degli Otti, insomma, molto importante, che è segretario della Federazione di Reggio Emilia, che al congresso provinciale della sua federazione dice: io sono italiano prima che di essere comunista, e se qualsiasi potenza straniera pensi di invadere il mio paese, io difenderò, diciamo, da italiano la mia patria. Questo pubblica, cioè scatena, diciamo, una cosa incredibile, sono i famosi pidocchi nella criniera del cavallo, anche più bello di cui parla Togliatti. Chiaramente però in quel frangente Giolitti non si sente la sua voce in difesa di Valdo Magnani. C'è una lettera di Valdo Magnani che ricorderà di Aldo Cucchi, la cito anche nel libro, con una postilla proprio quel 51-52, stai attento, quasi una cosa profetica, no? Perché poi ti potrai rendere conto anche tu di cosa voglia dire in un partito come il nostro provare a, diciamo, sollevare il sopracciglio di fronte alle cose che non ci piacciono. Certamente è un percorso che via via un uomo come Giolitti, se appunto il pensare in un uomo di una formazione culturale così forte, arriva al momento del dubbio e, come ho detto prima, a scegliere di allontanarsi. Io lo sposo anche con altri due concetti molto importanti, che sono due concetti weberiani che lui recupera proprio di Max Weber, cioè l'etica della convinzione e l'etica della responsabilità. Cioè l'etica della convinzione sono appunto patrimonio personale di idee e di convinzioni politiche che nella vita di una persona si deve appunto incontrare o confrontare con l'etica della responsabilità, che vuol dire in un momento come i fatti del 56 decidere se stare zitto, dire che bisogna stare da una parte della barricata in difesa del socialismo nonostante l'armata rossa stia uccidendo studenti, operai di Budapest, cioè corpo sociale che dovrebbe votare il Partito Comunista, e sta uccidendo un tentativo di riforma più democratica del comunismo da parte di Nagy. Etica della responsabilità, che significa però anche, quando si è al governo, essere in grado di esercitare la propria azione sapendo bene che ci sono appunto dei limiti, che bisogna confrontarsi con tante cose, la complessità della politica, la necessità di rispondere a un corpo sociale molto variegato, eccetera. Quindi anche in questo caso sicuramente si può vedere la laicità, che non è appunto soltanto laicità nel modo di approcciarsi alla filosofia della propria esistenza o alla religione, ma è un tentativo di costruire un percorso politico di coerenza, sempre però chiaramente con una fede politica, che è quello verso l'uguaglianza, cioè che l'essere a sinistra. È una cosa molto bella che appunto Giolitti, nonostante, insomma, da vecchio non smette di riflettere, questo, insomma, ve lo voglio rimarcare, anche se nel libro non se ne parla, ma in lettera Marta sì, lui continua perché lo sente molto forte, e questo è arricchito per esempio anche dalla sua esperienza
di politica europea, quando lui fa il commissario europeo agli affari regionali dal 77 all'85, e anche lì, insomma, un'esperienza in divenire, no? Che non si ferma, ecco, il pensare, cioè, no? È uno che comunque continuava appunto a vedere il mondo, a guardarlo da un'ottica differente, cioè da altre ottiche, anche a irrobustire il suo credo politico, la sua fede politica, anche sulla base di queste nuove opzioni che gli venivano da nuove conoscenze, nuovi contatti, curiosità. Ecco, un'altra cosa molto bella che c'è in Giolitti è che era un uomo, e si vede veramente dalle carte, estremamente curioso, e questo credo che in un uomo politico poi la curiosità sia essenziale, perché altrimenti poi scade nell'arido, nell'aridità, e sappiamo che un politico che non è in grado di manifestare sentimenti, un minimo di empatia con i suoi diciamo, militanti dello stesso partito, ma anche con i cittadini, è un uomo politico che di fronte a sé non ha un posto nella storia, questo sicuramente. Qualche altra domanda? Come... Sì, Carlo, che... Volevo chiedere una cosa a Gianluca, lo quale non so proprio, diciamo, d'accordo al 100% quando lui dice che Giolitti non è un eretico. Io lo ascrivo a quei grossi personaggi che prima sono uomini di cultura e poi sono politici, proprio tra gli eretici, ma lui, ma pensa al capo Lombardi, ma pensa a Bruno Trentino, ma pensa a Giuseppe Di Vittorio, nel senso che l'eresia di queste persone diventa poi il coraggio in quell'anno molto importante della storia d'Italia, il 1956, distacco dal togliattismo, è distacco dal comunismo e dal Partito Comunista sicuramente, ma soprattutto diventa secondo me distacco proprio dal modo di concepire il partito e il comunismo stesso nella persona di Palmiro Togliatti. Perché questo? Perché diventa un modo di pensiero, diventa una struttura di pensiero che ha influenzato e credo che continui ancora a influenzare molta sinistra, un certo modo di intendere la politica, così come diciamo la intesa con gli altri, nel senso del consociativismo, nel senso delle larghe intese, nel senso anche del compromesso storico, diciamo, no? Cioè Giolitti, Lombardi, Trentino, Di Vittorio sono uomini che a un certo punto possono reggere un compromesso momentaneo, eccetera, ma non debordano dalle loro convinzioni e idee di fondo. Mentre invece c'è dall'altra parte chi, pur di non mettere in discussione un assetto, diciamo una costruzione fatta, come può essere in quel caso il Partito Comunista, preferisce la via collaterale, che è quella dell'accordo sotto banco e quindi della pratica, diciamo, del consociativismo e del compromesso no? O larghe intese, chiamiamolo come vuole, insomma, comunque diciamo sono due filosofie dell'essere di sinistra che in quel momento del 56 trovano una sorta di biforcazione che probabilmente era iniziata anche prima, cioè poteva essere già iniziata con lo stesso passaggio dal ventennio alla Repubblica, perché per molti poteva essere l'occasione di una rivoluzione liberale, e quindi cambiare lo Stato, quindi diciamo, andare oltre lo stesso parlamentarismo ereditato dall'era giolittiana per costruire, allora gli azionisti parlavano di una Repubblica presidenziale, no? In cui fosse la sovranità popolare a decidere il governo e il premier, cioè c'è un anelito di rivoluzione liberale che viene spezzato. Ecco, ma da che viene spezzato? Viene spezzato
dalla rivolta di Salerno del 44, viene sicuramente spezzato questa l'articolo 7 della Costituzione, quello che introduce i patti lateranensi, sempre per una logica di pacificazione, per una logica di o nazionale o religiosa. La domanda c'è perché diciamo tutta pure un po' impicciata da quella che è stata la mia militanza nel PSI e nella sinistra lombardiana, avendo rivisti tutte e due all'opera, tanto Lombardi quanto Giolitti, e cioè se nella costruzione di una possibile identità socialista nuova, no? Perché la frontiera non può essere che questa, recuperare questi personaggi come hai fatto tu con Giolitti, no? Ma assieme ad altri, il governo di Vittorio, ma Bruno Trentin, non sia un modo, per creare una sorta di rete, di area di riferimento su cui mettere assieme un po' queste eresie di sinistra per costruire e gettare le basi di una nuova identità socialista. Allora, diciamo che come storico devo dire che non posso avere quell'intento quando decido di analizzare una figura come Giolitti. Anche se certamente è molto forte anche il condizionamento che il singolo ricercatore ha, no? E anche la sua visione, però è anche vero che se mi dovessi mettere a studiare Hitler non vorrebbe dire che insomma ho la tendenza o la tentazione di rivalutarlo. La questione diciamo che insomma secondo me è molto complessa. Cioè, la tua domanda si ricollega anche insomma, alcune domande precedenti, cioè che peso ha avuto che la storia della sinistra italiana si è dovuta scontrare con un dato, almeno quello in epoca repubblicana, che è il dato relativo ai voti. Piaccia o no, diciamo, la soglia è sempre stata, all'eccezione diciamo delle europee dell'84, eccetera, comunque una soglia ben sotto il 50%. Questo naturalmente pone dei problemi in una società democratica, perché oggettivamente si mette nella condizione di decidere cosa fare. Cioè, non avere la maggioranza implica che evidentemente c'è un'altra maggioranza. Allora, andiamo per esempio a quello che racconto del centro-sinistra, il primo centro-sinistra, il primo governo Moro. In maniera un po' inopinata e tirandone molto per i capelli, qualcuno ha parlato per giustificare, se vogliamo, anche le larghe intese di oggi, di esperimento che si inserirebbe nella storia italiana. In realtà, secondo me, non è così, per una serie di motivazioni molto importanti. Prima di tutto perché lì, diciamo, semmai c'è, innanzitutto c'era una grande cosa che era la guerra fredda, che non era un condizionamento da poco. Cioè, è stata una tendenza un po' italiana a pensare che la storia del nostro paese sia una storia che si può raccontare esclusivamente guardando al dato nazionale. In realtà il condizionamento esterno è molto forte, questo nesso nazionale e internazionale condiziona attivamente la politica italiana in quei frangenti. Il primo governo Moro non si sarebbe mai potuto fare se gli Stati Uniti di Kennedy non avessero dato il loro imprimatur, questo è evidente. Ormai suscita anche delle domande, chiaramente, però è anche vero che in una logica di riflessione storica probabilmente non poteva che essere così. E poi c'è appunto l'altro elemento che deriva dal fatto che i socialisti italiani si sono posti chiaramente in una condizione di rottura nel 56 e devono chiaramente anche trovare uno spazio politico che appunto la rottura dell'alleanza con il Partito Comunista li pone inevitabilmente a cercare un'alleanza con la Democrazia Cristiana per il governo del paese. Ma questa alleanza, e lì si vede infatti la discrasia che si coglie fra Nenni e per esempio Lombardi, Giolitti, insomma, che era anche un po' più giovane, fra Nenni e Lombardi, per citare due persone,
Chiaramente Nenni ha un approccio più cioè da dirigente politico che vede il risultato in termini appunto, mettiamo, parlamentaristi, questo banalizzato un po', è più di partito. Lombardi ha una visione invece più di insieme che riguarda proprio anche gli aspetti della società, dell'economia, cioè lì tutta la questione che deriva dal fatto ministri socialisti no, ma socialisti ministri sì, cioè avere gente che comunque va lì non per occupare la sede ministeriale o per dire che il PSI è andato al governo, ma per incidere nella trasformazione degli assetti capitalistici. E lì anche però si crea poi, quando si fa un'intesa, non è un compromesso, è un governo del centro-sinistra dove le due parti sono ben distinte, infatti fallisce per quello, perché una parte consistente della Democrazia Cristiana non accetta la sintesi di Moro e non accetta appunto le posizioni portate avanti da Giolitti e da Lombardi e decide di far fallire quell'esperimento. Però lì quella era una politica che non era condizionata certamente dalla guerra fredda che ti impediva, diciamo, di far arrivare i comunisti al governo, ok, per dire. Però era una politica che si giocava molto nella sede istituzionale, cioè nel Parlamento e nei partiti. Noi oggi stiamo vedendo un'altra cosa, e questo è un dato che secondo me ci deve portare a riflettere sulla diversificazione che c'è rispetto a quei tempi. Che oggi, diciamo, le intese non si giocano nella relazione dialettica che c'è in Parlamento o tra le forze politiche, si giocano su appunto altre dimensioni, che sono dimensioni però più linealistiche, e dove ognuno lì poi può avere le sue opinioni. Chiaramente l'assenza di leadership forti e la frattura che si è creata con la leadership berlusconiana, la sua sconfitta poi nel novembre del 2011, quando è salito al potere Monti, è stato chiamato Monti a presidere il governo e al ruolo anche del Presidente della Repubblica, hanno chiaramente mutato le condizioni. Cioè Segni può intervenire su Giolitti, diciamo, dire no, non mi piace, però non è che Segni dice no, Giolitti non lo voglio. Cioè Segni dice non lo voglio al bilancio, datevi tutti i ministeri che volete, ma al bilancio no. Oggi diciamo così che certamente le questioni sono molto differenti. Il peso che aveva Segni non è il peso che oggi ha la Britannia, neanche a livello internazionale. Segni si vede, diciamo, quando Kennedy viene a Roma, si vede questo presidente americano molto giovane, molto glamour, eccetera, che sfida con lui. Segni è un vecchietto che, insomma, non ha tutto questo grande. Il presidente della Repubblica, invece, negli ultimi, diciamo, da Pertini in poi, hanno giocato un ruolo molto importante anche nella politica italiana, incidendo in maniera molto importante, fattiva. A maggior ragione, molto in cui poi i partiti non esistono più o sono in forte crisi. Quindi insomma il discorso certamente è molto interessante, però ritengo anche che sia secondo me fondamentale, anche un ricordo proprio da storico, stare attenti a non vedere troppe analogie e provare anche un po' a contestualizzare invece maggiormente nel momento in cui quei fatti sono accaduti, soprattutto quelli del centro-sinistra, per vedere soprattutto quali erano le differenze e le problematiche. Fermo restando che lì ce n'è una che io, insomma, visto che siamo quasi alla fine, vi lascio, è forte, che è molto attuale quella sì, cioè il ruolo dello Stato nella gestione dei processi economici e soprattutto nel freno da porre ad un capitalismo che, se non è regolato, comunque non è messo nelle condizioni, diciamo, di avere delle regole, può produrre dei danni forti. Questo è quello che è successo nel 29 negli Stati Uniti, prima che arrivasse Roosevelt, questo è quello che è successo nel 2008. Bene, però devo finire, abbiamo ancora qualche minuto, devo prendermi, scusate, il minuto si sente per una provocazione. Sei storico, è effettivamente vero, e allora qua mi verrebbe da chiederti che cos'è la storia, cioè perché la ricostruzione, tu, la ricostruzione dei fatti, va bene, c'era, l'avevamo già detto prima, c'era uno sguardo strano quando te l'ho detto, cioè, vedi, io faccio, hai perfettamente ragione quando ricostruisci questa cosa del 56. Pensa all'Italia del 56, l'Italia che usciva fuori da un momento d'Italia contadina, no? Il movimento, le masse che si spostavano, eccetera. Questa figura però di un Giolitti, una coerenza di un Giolitti che rimane, no? Perché poi abbiamo affrontato Giolitti e tutti quanti sapevamo che Giolitti è quello che nel 56 ha detto di no al Partito Comunista. Lo storico va a analizzare, noi prendiamo qualche cosa,
questa figura così che rimane come storia orale, come raccontata, cioè ha un senso anche questo. Probabilmente quello che non è riuscito a fare Giolitti, lo vediamo, no? Perché effettivamente anche lui lo ammette che non è riuscito a fare, però forse non potrebbe esserci che c'è questo passaggio di un'idea che passa tra le persone, per cui oggi noi, se parliamo di Giolitti, tu prima hai detto le persone che non hanno un posto nella storia, Giolitti con i suoi limiti che ha, perché li vediamo, lui stesso li ammette. Lui quando ha fatto la denuncia nel 1956 al congresso, e che dice no a questo, quello che sta succedendo in Russia, lui alla fine lo ammette, vota per le conclusioni del congresso, dirà dopo: io ho votato perché volevo rimanere lì e ne volevo parlare, volevo continuare a parlare, ma non ho votato secondo coscienza. Quindi lui ammette i suoi limiti, ma lui continua ancora con questo socialismo, con la ricerca di un socialismo. E questo è quello che noi vediamo. Allora, a questo punto, il fatto che però questa storia, questo personaggio ha un posto nella storia, forse minore di altri, ma non è questo, non è un fatto quantitativo, forse anche questo è la storia, perché quello che tu dici, no, a questo punto, il discorso, no, della posizione, è vero, dobbiamo anche rivedere. Io addirittura una volta ho sentito un'intervista di Alfani, mi è sembrato un gigante, quindi figurati. Però voglio dire, sì, perché lui stesso, quando una domanda che gli hanno fatto, qual è la cosa più bella che hai fatto nella tua vita, lui disse: le case popolari che ho fatto a Firenze. Insomma, quello di normale per un politico. Però voglio dire, mi chiedo se poi questi personaggi che rivediamo oggi così, non c'è sempre questa crisi, questa mancanza, questa rinuncia o questa accettazione della verità da parte della sinistra e non di una ricerca, quello che diceva anche prima Rosalba, che mi è sembrato però molto, molto importante, perché una politica che si pone delle verità, non si sente? Verità? Beh, una politica che si pone verità e non si pone una ricerca è qualcosa che non... c'è qualcosa di disumano? Sì, non è più una cosa umana. Allora a questo punto ti chiedo una sorta di provocazione. Ma che cos'è la storia? Perché quando io leggo la storia di Giolitti, in realtà leggo la storia di un periodo, della gente, della massa. Ti dicevo prima, tante volte sento che si parla della massa, terribile, eccetera, ma qui c'è la gente lo ha riconosciuto a Giolitti, ha riconosciuto anche i suoi limiti, non gli sta dicendo mannaggia non ci sei riuscito, ci hai provato, sei stato onesto in quello che hai fatto. Allora voglio dire, e te lo faccio anche come storia, questi giovani, eccetera, però anche questa non è, non voglio dire la storia perché mi rendo conto che poi è così ridicola. Però vuol dire, anche questo ha un senso, il fatto oggi che noi siamo qui per parlare di Giolitti e per conoscere anche i suoi limiti, non ci spaventano, però per andare avanti, per vedere un po' che cosa si può fare, insomma, perché altrimenti se tutto quanto è immobilizzato, veramente non è, cioè, è una storia, una favola, non è, c'è qualche cosa di più. Quando lui si fa, appunto, abbiamo detto, lui fa il commissario politico nella Resistenza, abbiamo letto pagine di letteratura che cos'erano i commissari politici, ma lui lo fa in una maniera tale che quando il Partito Comunista fa il commissario politico a lui, lui forse riesce a resistere perché lui l'ha fatto in maniera diversa. Quindi l'esperienza umana di Giolitti, forse anche questa è storia? No, questo è evidente, ma quello che può fare appunto uno studioso, uno storico, uno che si interessa di queste personalità, è importante appunto nel momento in cui, al di là della contestualizzazione, che ripeto è fondamentale per evitare di voler far dire delle cose. Quando ho presentato il libro a Cagliari, un signore ha alzato la mano e mi ha detto: ma scusi Giolitti, cosa avrebbe votato al momento dell'inserimento del fiscal compact nella Costituzione? Avevo la figlia accanto e gli ho detto: guardi, non me la sente, cioè, ipotizzo, cioè, penso che anche lei sa cosa potrebbe aver votato in circostanza del genere uno come Giolitti. Potrebbe aver voluto votare, però insomma non me la sento di mettermi in bocca le parole di una persona che tra l'altro non c'è più. Ma questo è un altro discorso. Il problema certamente è quello dell'esempio, e la questione è poi che questo libro, sono un po' voluto, spero di essere riuscito a trasmettere, e in parte penso di esserci riuscito anche sulla base di quello che oggi voi mi avete chiesto e avete argomentato, è appunto quello di recuperare comunque sia una personalità che effettivamente lascia questa immagine di un uomo che
avuto dei dubbi, ha saputo anche compiere delle scelte, ma è stato appunto anche, oltre ad essere a fare una ricerca, è stato anche un uomo curioso. La mia generazione oggi ha un grossissimo problema, quella dei, diciamo, 20-30 anni. Cioè, noi abbiamo purtroppo, per una serie di motivazioni, la più grande è questo macigno della precarietà che ci è caduto addosso, che ci impone di essere accondiscendenti verso le persone che sono sopra di noi, perché magari all'università devi seguire, insomma, quello che ti dicono i professori, che sono, insomma, più forti, oppure anche in un posto di lavoro devi accettare tutte le umiliazioni possibili e immaginabili. Oggettivamente, chissà, magari se qualcuno leggendo, io insomma sarei molto contento se potessi suscitare questa fiammella, leggere appunto di una persona, appunto come nella foto che io ho deciso di scegliere nella copertina, si vede Giolitti che parla, molto giovane qua, con Togliatti a Mendola, che lo guardano torvo, torvi entrambi, cioè, ma questo cosa sta dicendo? E effettivamente è un gesto di coraggio. Allora, io penso, e qua sta però anche la mia provocazione, che probabilmente allora fosse più, pure in questo contesto, primente della guerra fredda, insomma, dei condizionamenti di questi partiti, fosse comunque possibile arrivare a contestare, diciamo, il sistema. Oggi, forse invece il problema è che alla mia generazione è che non ci riusciamo, cioè non, e probabilmente non riusciamo a trovare le parole. Quindi, magari facendo un riferimento a persone come queste, questa può essere, diciamo, l'unica speranza, una delle speranze che posso avere, diciamo, con chi si relaziona con questa figura che io ho voluto provare a raccontare, è questa, cioè avere veramente il coraggio di dire no, per una volta, però di proporre anche un'alternativa, come lui fa per l'ottavo congresso, dicendo il partito deve essere più democratico, eccetera. È un interrogativo che, insomma, vi lascio e lo lascio anche a me, diciamo, per ci sta a dire. Grazie. Thank you.